Ok, adesso vediamo effettivamente come cosa succede tirando le frecce spennate. Lo faccio praticamente per la prima volta con voi. Ho già sistemato, come ho detto prima, più o meno l'arco, e vediamo tirando le frecce spennate cosa succederà e lo commentiamo insieme. Mi posiziono a 4 metri e tiro la mia prima freccia spennata. Diciamo è meglio tirarne due per sicurezza. Ovviamente, come ho sempre detto, tirerò con lo string di 18 metri, 15-18 metri. Ecco, vediamo questo strappo. Allora, intanto dove ha colpito la punta, l'ha colpita qua e la freccia è entrata in questa posizione con lo strappo. Per adesso non ci occupiamo dello strappo in corrispondenza dell'orizzontale e verticale, dell'orizzontale, ma solo del verticale. Quindi il punto di incocco è troppo alto. Dobbiamo sistemare il punto di incocco per portare un eventuale strappo in orizzontale, ma che sia allo stesso livello dell'ingresso della punta. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Non ci dobbiamo preoccupare dello strappo orizzontale, perché questo può essere tranquillamente dovuto al punto di incocco errato. Se le nostre frecce sono giuste, il nostro modo di tirare è adeguato alla potenza dell'arco e la freccia sia alla potenza dell'arco che al nostro modo di tirare, può darsi benissimo che anche la componente orizzontale vada a posto. Ora proviamo ad abbassare il punto di incocco. Abbiamo detto che il nostro punto di incocco è leggermente ammovibile e quindi lo spostiamo un pochettino più in basso e vediamo cosa succede. Sempre 15-18 metri perché le nostre gare, diciamo, sono baricentrate su questo punto, anche se il tiro di campagna si tira fino a 50 metri, ma i punti si fanno da 30 metri in giù. Da 30 metri in su conta molto molto meno, credetemi. Quindi sempre intorno ai 15-18 metri. Non è ancora abbastanza, diciamo che è sempre uguale, quindi l'ingresso è qua, dobbiamo ancora sistemare un pochettino meglio il punto di incontro. Vediamo a che punto siamo arrivati, io sono partito praticamente da 2 ottavi, dobbiamo ancora spostarlo un pochettino più in basso. Diciamo che siamo a poco più di 1 ottavo e vediamo cosa succede. Siamo quasi, ancora non va bene, posizioniamo il punto di incocco ancora leggermente più in basso, controlliamo, siamo a 1 ottavo. Ecco qua. Ok. Prendiamo le nostre frecce spennate e riproviamo.
direi che va abbastanza bene. Io vi consiglio sempre di ripetere la prova più volte per sicurezza, perché una titubanza sul rilascio, sulla presa, sulla grip può causare comunque dei problemi, ma comunque in questo caso se siamo sotto il pollice non abbiamo bisogno di un foro perfetto, non siamo nei compound. Ecco, diciamo che un foro di questo genere è più che sufficiente, anche se dipende molto anche dal rilascio, perché sembrerebbe addirittura una freccia un pochettino morbida, perché la punta, l'impatto della punta è a destra, però diciamo che più che sufficiente. Diciamo che se stiamo sul pollice siamo già, possiamo già essere tranquilli. Quello che conta è che abbiamo ottenuto un punto di incocco che non ha una componente verticale. Dopodiché possiamo provare eventualmente a variare leggermente la potenza dell'arco, qualche un giro o mezzo giro sulla precarica, non di più, per vedere se riesce a modificare qualcosa. Io mi accontento per ora di questo genere di strappo. Diciamo che posso eventualmente fare una variazione sulla potenza dell'arco, che è quella che è più significativa, per vedere se riesco a rientrare leggermente, e possiamo provare. Sempre leggermente morbida. Ecco, questa è perfetta. Un foro come questo è perfetto. Riproviamo per sicurezza. Quindi con la freccia con la punta ad 80 gradi dovrebbe essere perfetta. Riproviamo con sicurezza. Si è spostato leggermente il punto di incocco, lo rimetto a posto. Sempre attenzione di essere pignoli. Riproviamo col punto di incocco giusto. Direi che ci siamo. Punto ad 80 gradi. Contrario di questa che era da 90 gradi, quindi punto ad 80 gradi, con la mia lunghezza della freccia, una punta ad 80 gradi o comunque
un FOP del 15%, quindi diciamo sono nel range ottimale per quanto riguarda le fregge acie in carbonio alluminio. Quindi al contrario di questa freccia che era a 90 gradi, quella da 80 gradi è quella che si comporta meglio. E questo strappo, questi due strappi che sono stati effettuati con la punta da 80 gradi sono ottimali per la freccia. Il punto di incocco è a circa, lo misuriamo in modo tale che poi lo fermiamo, e un ottavo e qualcosetta, un pochettino più di un ottavo, diciamo che siamo, se non alla perfezione, siamo all'ottimo e possiamo proseguire con la prossima, che è quella della regolazione del bottone. Ci posizioneremo a 18 metri, proveremo a tirare una serie di frecce per vedere di regolare la mola del bottone. Per ora la prova della carta l'abbiamo ottimizzata, quindi abbiamo ottimizzato prima il punto di incocco e poi variando la punta abbiamo ottenuto questi due strappi che sono, diciamo, ottimali per quanto mi riguarda. Per ora la prova della carta è effettuata con successo e procediamo con la regolazione del bottone.